Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e a tenerci compagnia oggi Cesare Maggiolo della Nera Cantoria. Ciao Cesare! Ciao a tutti, ciao Emanuele, ciao, come va? Benissimo, alla grande, come sempre. Cesare, noi partiamo invece sempre con la domanda di rito, quella per rompere un po' il ghiaccio, ovviamente, ma anche per conoscerci un po' meglio. Chi è Cesare, ovviamente, ma anche chi è questo progetto molto interessante? Allora, io sono uno dei tanti che suona, che canta, che compone, che fa. Ho cominciato una quarantina di anni fa e dopo tanti anni di rock e di altre cose sono arrivato a questo progetto che è nato dietro a un romanzo di un amico caro che pubblicava il suo primo romanzo nel 2018 e sul quale mi sono sbizzarrito a scrivere canzoni inerenti appunto alla storia, ai personaggi, un concept album come si diceva una volta. E da lì è nato, ha preso piede questo progetto che poi è diventato un gruppo che ha scritto un altro album, sempre concept, e avanti così, insomma. Adesso vedremo il futuro cosa ci ispira. A proposito di futuro, no? Ci hai sottolineato questa tua avventura musicale che dura da 40 anni, no? Quando ho la possibilità di chiacchierare con musicisti che suonano da tantissimo tempo, mi piace un po' percorrere, come dire, le tappe che ha vissuto la musica e soprattutto i supporti, no? Oggi siamo arrivati alla famosa musica liquida, 60 milioni di brani su uno smartphone, quasi incredibile, no? Se si pensa agli anni 80, quando si facevano gli spazi sulle cassettine da 60, no, che non c'entravano. Com'è oggi fare musica? Non è semplicissimo. È sempre peggio, è diventato un caos perché, cosa vuoi, i mezzi sono ormai alla portata di chiunque e purtroppo c'è da dire, io sarò cattivo in questo, ma non è che chiunque possa e debba dire la sua. C'è tanta gente che potrebbe pure fare altre cose e questo incasina un po' la vita, soprattutto a quelli che come noi non sono professionisti affermati e fanno quello che fanno per tanta passione e cercano uno spazio che in questo modo è sempre più ristretto, ma noi continuiamo a combattere, siamo vecchi lì. Esatto, questa è la cosa più importante di tutti. E anche un musicista molto molto più cattivo di te una volta proprio, ma veramente detto a chiare lettere, c'è tanta gente che oggi non dovrebbe proprio suonare. Come dargli torto? Assolutamente. Sì. Senti, a proposito di musica, sono molto curioso invece della parte di ascolto, no? Quando Cesare diventa ascoltatore, chi è che non manca mai? Allora, non manca mai il rock, non manca mai il blues, non manca mai quella musica italiana d'autore bella, quella di una volta, quella con la musica e i testi che volevano dire qualcosa, dei grandi nomi che non ci sono, a volte neanche non ci sono più. Queste cose non mancano mai. Molto spesso c'è anche la musica classica e molto molto più, molto spesso c'è la musica da film, Morricone, Elfman e tanti altri che sanno commentare le immagini con la musica in maniera magistrale. È vero, concordo con te, spesso non viene quasi mai citata, no? La musica classica che sembra ormai diventata una cosa molto lontana, a parte ovviamente chi è del settore, giustamente, ma ecco, nel grande pubblico viene citata pochissimo e ovviamente le famose soundtrack dei film che hanno veramente fatto la storia, ma anche dei film stessi, se si prova a vedere un film, ecco, prendo un esempio banalissimo, Rocky senza la musica di Rocky non è Rocky, cioè c'è poco da fare. Sergio Leone senza Morricone. Esatto, esattamente. Concordo assolutamente con te. E senti, invece, ecco, dall'altra parte avere accesso, per esempio, a tanti numeri, no? Ecco, le piattaforme come Spotify o chi per loro hanno l'altra parte, quella che invece vi dice dove vi hanno ascoltato, le città in cui vi siete andati in hype, diciamo così. Ecco, quella parte è molto affascinante. Sì, affascinante perché ti porta
a varcare confini che una volta erano molto molto più difficili da raggiungere. Io mi ricordo negli anni 80 con la mia prima band, riuscire a fare un concerto fuori provincia era una cosa eccezionale, avere la radio libera che ti trasmetteva in un'altra regione era una cosa eccezionale. Adesso io ho persone che mi ascoltano da New York, dall'Olanda, dal Giappone. Neanche me ne rendo conto. Ecco, questa è una cosa veramente bella, tra virgolette. Tra l'altro, spesso viene citato, i giovanissimi spesso citano questa parola, l'algoritmo, no? L'algoritmo. Io spesso dico, ai miei tempi, negli anni 80, l'algoritmo era il negoziante dei dischi, che andavi lì e ti diceva, ascolta Cesare perché è uno forte, cioè ascolta questo disco, è lui che faceva l'algoritmo. Ecco, queste figure mancano molto. Proprio sì, proprio vero. Senti, siamo molto curiosi di ascoltare ovviamente la vostra musica, direi di fare una pausa musicale, ci prendiamo un piccolo stop, tamburi di terra e poi torniamo. Siamo con Cesare Maggiolo, La Nera Cantoria, Tamburi di Terra. Abbiamo appena ascoltato questo singolo molto molto interessante. Parlaci di questo brano ovviamente, ma anche dei due album, dei concept che avete fatto. Volentieri. Allora, questo brano è tratto da... Allora, Le Grotte del Tempo è il titolo dell'album ed è il titolo del romanzo a cui è ispirato, perché questo album è il nostro secondo ed è un concept. Tamburi di Terra... E parla di quei tamburi rituali che sono presenti quando c'è qualche evocazione, quando c'è quel suono arcaico del tamburo che ti batte come il cuore sotto la pelle. E nel romanzo questo suono del tamburo pulsante ha un'importanza notevole, perché è legato a questo, c'è tutta una vicenda che non vi sto a raccontare, perché facciamo una marchetta, sia il romanzo che l'album sono disponibili, chiedeteci. Ecco, e quindi è un brano nato appunto per sottolineare la percussione come, diciamo, espressione più antica della musica dell'uomo.
Senti, tra l'altro è molto interessante, a parte quando noi sentiamo la parola album, siamo sempre molto contenti, perché oggi se ne fanno sempre meno, no? Oggi si va avanti a singoli. Ecco, avere tra virgolette il coraggio, perché secondo me è veramente coraggioso oggi fare un concept, ma dall'altra parte c'è secondo me la consapevolezza di chi fa musica da tantissimo tempo di non voler seguire le mode, no? Cioè, nel senso, voi avete raggiunto una maturità musicale che vi permette di dire noi possiamo farlo il concept, perché non siamo ragazzini che devono seguire tra virgolette la classifica. Bravo, è uno dei vantaggi del non essere dei professionisti del settore, nel senso che questa musica non ci deve dare da mangiare, almeno per ora, poi vedremo. È un album nato durante il famoso lockdown del Covid del 2020, e quindi avevamo tutto il tempo di comporre. E tra l'altro l'autrice dei testi è la mia compagna Anna Bellon, che compare anche nell'album come cantante e tastierista, e che è l'autrice del libro. Quindi giocavamo in casa alla grande nella composizione di testi. Tra l'altro, ecco, lo cito sempre, ma credo che nei tempi moderni i concept dei Pink Floyd oggi avrebbero fatto molta fatica a venire fuori, lo dico proprio con certezza. Assolutamente. Senti, com'è il vostro processo creativo? Cioè, da dove partite? Allora, normalmente Anna e io, vivendo insieme, abbiamo un contatto quotidiano molto stretto. Uno dei due dice all'altro: sai, mi è venuto in mente un testo che fa così e cosà, oppure sai, mi è venuto in mente una melodia che fa così e cosà, e a seconda di chi parte l'altro si adegua e dice va bene, ti scrivo qualcosa che ci vada insieme e poi proviamo. Di solito tutto nasce semplicemente chitarra e voce registrato col telefono. Questo provino viene mandato poi agli altri componenti della band, che sono violinista Checco Lazzarini, percussionista Marco Gallinaro e chitarrista Giulio Terracina, i quali insieme a noi elaborano l'arrangiamento, e quindi sai com'è, l'intro, l'outro, il numero dei giri, dove ci sta un solo, tutto quello che poi compone il brano finale. Questo è un po' lo standard di come facciamo. Senti, mi interessa molto quello che c'è dietro la band, cioè nel senso, mettere insieme tante teste non è facilissimo, cioè spesso abbiamo visto le grandi band, spesso magari anche romanzate, dei vari scazzi, passatemi il termine, che c'è, no, all'interno di una band, è veramente così? Oddio, ti dico, io per fortuna ho una situazione abbastanza armoniosa, siamo tutti quanti ben disposti e volenterosi l'uno verso l'altro di darci una mano nel processo creativo, a preparare i concerti, eccetera. Devo dire che in passato qualcuno che è passato per questa strada della nera cantoria e che ci ha anche lasciato, che è stato estromesso per motivi che sì, ci sono stati dei momenti in cui non è stato così semplice, però io penso che faccia parte della normale vita di una band, soprattutto nel momento in cui non ci sono, sai, contratti, giri importanti di soldi e cose del genere. Può capitare quello che si stanca, può capitare quello che dice non sono più convinto, che ne so. Si è cercato sempre di fare il meglio, di tappare i buchi, di andare avanti. Adesso devo dire che come siamo sono contento dal punto di vista musicale, ma ancora di più, che secondo me è importantissimo, dal punto di vista umano. Ci capiamo bene. E ci sta sotto ogni aspetto. E senti, invece un'altra cosa molto interessante è che oggi, ahimè, anche i generi musicali stanno un po' venendo meno, lo vediamo spesso anche negli stessi album, anche dei big, no, che sperimentano molto, vanno dal rock al rap alla trap, insomma c'è molta fermentazione sotto questo punto di vista. Voi invece, ecco, venendo dall'alternative rock, no, cioè che è un genere molto ben definito, ecco, come lo vedete questo grande, come dire, putpurri di generi che si stanno unendo? Ma guarda, io se mi dici di considerare i grandi nomi, mi pare, sarò cattivo, sarò maligno, ma mi pare di vedere che pur di vendere dischi e pur di affermarsi cercano un po' di seguire l'onda della moda, e tanti secondo me fanno così, magari lo fanno in maniera egregia, perché sono dei grandi professionisti, non dico nulla. Per quanto riguarda noi che ci divertiamo ancora un sacco e basta, io cerco di ragionare, adesso dirò una cosa un paragone superbo, cerco di ragionare un po' come i Beatles nella loro seconda parte di carriera, cioè cerco di comporre senza pensare a chi suona e cosa suona. Se ci sta il corno inglese ce lo metto, se ci sta il banjo ce lo metto, se ci sta il campanello
poi vedremo, però intanto cerco di essere aperto a 360 gradi all'esecuzione di qualsiasi cosa possa portare del bene a quel brano, e poi vedremo. Giustissimo, la cosa migliore da fare sotto ogni aspetto. Senti, siamo quasi alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata, le ultime due domande di rito. La prima: sappiamo che nel cassetto di ogni artista c'è sempre qualcosa, come dire, in preparazione, in lievitazione, diciamo così. Nel cassetto della Nera Cantoria che c'è? Nella cassetta della Nera Cantoria c'è cercare di diffondere, di suonare dal vivo più possibile, perché il periodo appunto del Covid appena nati ci ha bloccato. Ci piacerebbe portare uno spettacolo, già portiamo uno spettacolo cantato e narrato facendo riferimento appunto ai libri e alle storie dei libri. Ci piacerebbe portare uno spettacolo multimediale cantato, narrato e anche danzato, perché no? Una cosa che faccia veramente spettacolo a tutto tondo, ci vogliono i mezzi, ma sì, sognare non costa nulla, se poi riusciamo anche a metterlo in pratica, sai? Reduce dall'esperienza di Jesus Christ Superstar, a cui ho avuto la fortuna di partecipare anni e anni fa, ho assaporato questa cosa dell'andare dal vivo a tutto tondo, è molto bello. Sì, sì, assolutamente. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirvi e soprattutto ascoltarvi, dove e come vi trovano? Allora, ci trovano su tutti i portali di musica principali, quindi Spotify, iTunes e compagnia bella. Ci trovano, se vogliono comunicare con noi, sia su Facebook che su Instagram, come La Nera Cantoria. E basta. Su YouTube ci sono i brani da ascoltare, se vogliono fare un giro, ascoltarseli anche là, non c'è nessun problema. Non siamo gelosi. E che, giustamente. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire La Nera Cantoria, fatelo, perché, come diciamo a Roma, sono gagliardi e tosti. Quindi ascoltate la loro musica e condividete il loro lavoro. Cesare, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi, grazie a voi. A presto. Lì nella regia,